Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi voglio fare un video appartenente alla rubrica Parliamo di, ed ho deciso di selezionare tutti i titoli che sono dei romanzi per adulti, ma sono mascherati da fiaba, che sembra appunto all'apparenza per bambini. Ovviamente questo è legato al Natale perché, come sappiamo, la maggior parte delle storie che vengono raccontate per Natale, sia nei libri che soprattutto nei film, di solito assomigliano a una fiaba, quindi dove c'è un protagonista nel quale noi ci ritroviamo, che amiamo, che affronta delle difficoltà, ma alla fine il bene vince sempre sul male. Io ho scelto appunto dei titoli che all'apparenza sembrano delle fiabe, ma che in realtà hanno dei grandi significati al loro interno e che quindi portano sempre a riflettere. Cominciamo! Il primo libro di cui vi parlo è Il diavolo e la signorina Prim di Paulo Coelho. Sono tutti, quasi tutti praticamente, dei libri molto brevi perché appunto assomigliano a delle fiabe, quindi raccontati in una maniera che appare veloce, ecco, però in realtà sotto sotto vogliono dire tanto. In questo caso ne ho parlato tante volte di questo libro, siamo in un piccolo paese dove appunto arriva il diavolo tentatore a tentare i paesani proponendogli una cosa molto particolare. Lui donerà al paese dell'oro, quindi darà la possibilità al paese di riprendersi dal punto di vista economico perché era veramente in gravi difficoltà, solo se i paesani uccideranno un membro della loro comunità. Il membro non deve avere caratteristiche particolari, quindi potrebbe essere anche una persona vecchia e malata. Fatto sta che comunque questo è il loro compito da svolgere per riuscire ad ottenere questo denaro, questo oro. La scelta del paese non è assolutamente scontata, ci sono delle profondissime riflessioni, ma soprattutto all'apparenza sembra che tutte le decisioni vengano prese con semplicità, ma alla fine ci troviamo a riflettere su che cosa avremmo fatto noi, e secondo me la risposta non è scontata, noi in prima persona e noi come comunità. Quindi chi di voi l'ha letto vorrei sapere che cosa ne pensate effettivamente, e se anche voi avreste agito come hanno agito i paesani. Fatto sta comunque che questo ricorda una fiaba perché c'è il diavolo che tenta il buono, e ovviamente noi tifiamo per la parte buona della storia e vogliamo che vinca e che ovviamente non si faccia tentare dal diavolo. Non vi svelo come va a finire, comunque è, secondo me, una delle cose più profonde che abbia mai letto. Il secondo libro di cui vi parlo invece è una storia molto più tranquilla e molto molto più simile alle nostre classiche fiabe natalizie, ed è Meet Me Under the Mistletoe di Abby Clemens. Questo libro l'ho letto in inglese, non sono sicura che esista in italiano. In ogni caso è una lettura molto semplice per chi appunto non è proprio espertissimo, non è proprio con l'inglese, ecco, non è ai massimi livelli. In ogni caso questo è un libro molto semplice da leggere. Ovviamente ricorda il Natale perché si intitola appunto Incontriamoci o Incontrami sotto il vischio, ed è una storia veramente veramente carina di due amiche che si trovano a vivere due vite completamente opposte, quindi una vive a Londra, è una donna in carriera, e l'altra invece vive in campagna con il marito e i figli. Gli eventi della vita le portano in qualche maniera a doversi scambiare, quindi a dover fare a cambio di casa, perché per un motivo o per un altro una ha bisogno di andare in campagna e l'altra ha bisogno di spostarsi in città. E ovviamente le loro vite cambieranno, scopriranno nuovi aspetti della loro vita, nuovi aspetti del mondo in generale, e scopriranno che molto spesso ciò che prima detestavano a volte si può rivelare in realtà proprio la cura ideale per un momento difficile. E quindi l'ho trovata una storia tranquilla, serena, con una di quelle proprio che a volte necessitiamo durante il periodo natalizio, scritta bene, e appunto se vi piace anche leggere in inglese può essere una buona lettura, ecco.
Terzo libro di cui vi parlo e che anche in questo caso racconta una storia semplice di rinascita e non so, di felicità ritrovata, è La libreria dei nuovi inizi di Anyali Banerjee, non so come si legga, comunque La libreria dei nuovi inizi. In questo caso invece abbiamo una donna che, anche qui una donna in carriera, insomma molto spesso le nostre storie, le storie più belle legate al periodo natalizio raccontano proprio di qualcuno che ha bisogno di ritrovare un po' di pace, un po' di serenità, un po' di silenzio e smettere di preoccuparsi per le cose quotidiane che durante l'anno ci assillano, ecco. Quindi anche in questo caso abbiamo una donna in carriera che viene chiamata dalla zia che deve assentarsi per qualche tempo e appunto viene invitata nel suo paese per gestire la libreria della zia. Questa zia appunto ha una libreria, sopra di essa c'è un appartamento dove lei abiterà per il periodo in cui la deve sostituire. Quindi improvvisamente si ritrova in un piccolo paese a fare un lavoro lontanissimo da quello al quale lei è abituata. Ben presto scoprirà che la libreria ha qualcosa di realmente particolare, ovvero sembra quasi viva e sembra che i libri chiamino i clienti proprio insomma nel momento in cui hanno bisogno. Anche lei scoprirà un libro che riuscirà a cambiare la vita ed è proprio ciò di cui aveva bisogno in un periodo difficile della sua vita. Insomma, un libro molto carino, carico di speranza e di buoni propositi, di buoni sentimenti, che secondo me è una lettura ideale per le feste natalizie. Sembra quasi una fiaba da raccontare ai bambini la sera, molto bello. Altro libro che all'apparenza è una fiaba, è totalmente una fiaba, ma che in realtà l'abbiamo letto al club del libro ed è dedicato agli adulti in maniera assoluta, è La meccanica del cuore di Mathias Malzieu. Il libro è meraviglioso, l'abbiamo letto e l'ho anche recensito sul canale perché è uno dei libri più belli che abbia letto quest'anno probabilmente. Qui abbiamo la storia di un ragazzino, di un bambino anzi all'inizio, che viene lasciato ad una donna che sembra quasi una strega, viene lasciata questa donna che appunto si occupa di aiutare le donne che devono partorire bambini nati fuori dal matrimonio, comunque indesiderati. Lei gestisce anche una specie di orfanotrofio, ma questo bambino decide di tenerlo per sé. Il bambino che cosa ha di particolare? È nato con un piccolo problema al cuore e lei che cosa fa per curarlo? Installa sul suo cuore un orologio a cucù. Quindi lui per tutta la vita avrà questo orologio che gli spunta dal petto e che insomma suona alle varie ore, che gira più veloce quando si emoziona, eccetera. Insomma, un orologio che ticchettando lo mantiene in vita. Qual è l'unico accorgimento che gli dà sua madre, anche se in realtà non è la madre biologica? Gli dice: mi raccomando, devi assolutamente evitare le emozioni forti come l'amore. L'amore potrà distruggere il tuo cuore perché è troppo debole per sopportare un sentimento così potente e così devastante. Ovviamente il ragazzo si innamorerà di una ragazza e vedremo come riuscirà a gestire questo amore così forte con un cuore così debole. Il libro è una meraviglia, non conosco una persona che abbia letto questo libro e che non l'abbia adorato. C'è di tutto, c'è la fiaba perché appunto abbiamo la strega, abbiamo il meccanismo strano al cuore, abbiamo dei personaggi bizzarri e particolari, caratteristici e che sembrano appunto quelli tirati fuori dalle fiabe, ma allo stesso tempo c'è una descrizione meravigliosa, è tutta una metafora meravigliosa del primo innamoramento, del primo vero innamoramento, quello che ti fa battere il cuore, che ti fa gioire dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, ma allo stesso tempo riesce a devastarti completamente e a farti sentire distrutto, quasi morto. Quindi io ve lo straconsiglio perché questa è una storia meravigliosa travestita da fiaba. L'ultimo libro che mi sento di consigliarvi è Il mistero degli studi di Kellerman, anche in questo caso un libro molto piccolo di Ken Follett, che sembra una fiaba per bambini, anzi secondo me potrebbe anche essere letto da ragazzi intorno ai 13-14 anni, e che ha ovviamente come finale, perché questo è un po' il filo conduttore di tutti i libri, il bene che deve vincere sul male. In questo caso abbiamo un'avventura molto particolare, due ragazzini che si intrufolano di nascosto all'interno di questi studi cinematografici Kellerman, che sono al momento abbandonati, e che al loro interno entreranno in contatto con una banda famosa di rapinatori di banche che sembravano introvabili e che avevano messo in atto diversi furti nell'ultimo periodo. Quindi i due ragazzi si troveranno in pericolo e dovranno ovviamente
cercare non soltanto di sfuggire alla banda e di salvarsi la pelle, ma in qualche maniera anche di salvare il paese da questa banda di criminali. In questo caso ci discostiamo un po' dalla fiaba, quella che ha il grande significato, quello che gli adulti riescono a percepire. Ecco, no, questa magari è una fiaba, che una storia che può essere letta tranquillamente da dei ragazzini e che si trovano, diciamo, all'interno di una bella avventura e ovviamente tifano per il protagonista perché riesca a vincere sul male. Fatto sta comunque che il bene che vince sul male è sicuramente la grande tematica del Natale, perché a Natale si dice siamo tutti più buoni, di solito le persone per Natale riscoprono sentimenti positivi che magari durante l'anno si tende a mettere un po' da parte, si fanno tanti doni proprio per ristabilire dei rapporti di amicizia e far capire alle persone che ci stanno intorno che gli vogliamo bene, che teniamo a loro, e quindi ecco, mi è sembrato carino inserire anche questo libro, perché in ogni caso questo insegnamento di base c'è anche qui. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e vi abbia interessati. Ovviamente vi ricordo che per 25 giorni ho realizzato dei video in attesa del Natale, quindi vi invito anche a guardare la playlist che troverete al termine di questo video. In ogni caso, tutti i miei contatti sono sotto, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!